Questo è tuo figlio. Giovanni. Questa è tua madre. Signore, scendi, Dio degli eserciti, a salvare tuo figlio. Signore, scendi e liberalo da questa infamia. Liberalo, signore. Perché il tuo Dio non scende? Ha paura? Vuoi vedere che i suoi angeli hanno paura dei soldati romani? Invece hanno ragione ad aver paura! Eli! E Massa Vactali! Padre, il mio spirito è nelle tue mani. Oggi è il grande giorno. Dobbiamo andare con tuo padre al tempio. Su, vieni. Siete venute ad offrire vostra figlia Maria perché rimanga giorno e notte al servizio del Signore. Se la piccola Maria salirà i gradini del Tempio senza voltarsi indietro, la vostra offerta sarà gradita a Dio. Non salirete più per la scala di Giacobbe! Dio scenderà da quella scala! Nessuno può salire in cielo. Dio scenderà. 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 Piccola, bambina mia. Grande amore mio. Piccola bambina mia. Grande dono di Dio. La
vostra offerta è gradita. Il Signore magnificherà il tuo nome, Maria. La nostra Maria ha trovato la sua casa. Sì, ma non riempirà più la mia. Non temere, io ti starò vicino. Gioacchino, tu sei un dolce marito, ma io sono la madre di Maria. Non fare commenti, Maria. Non ti devi muovere, Maria. Dove vai? Sulla via dei suoi passi. Rimani immobile e composta. Il colore dei re. Allora vuol dire che quando dovrete essere le vesti per tuo figlio, lui dovrà essere un re. Maria sta diventando grande. Non può più restare nel tempio. Presto sarà donna. Cosa possiamo fare di lei affinché non contamini il tempio? Io sono disposto a offrire un campo e due case per poterla dare in moglie a mio figlio. È un'offerta generosa, ma Maria è parente di mia moglie e non intendo che sia messa all'asta come una puledra. Come pensi di risolvere la questione? Intanto la faremo partecipare al rito dei bastoni. Quell'altro. Io li sposerei tutti. Ah,
Avvicinati. Qual è il tuo nome? Io? Giuseppe. Vieni e consegna il bastone. Sì. Ognuno prenda il suo bastone. A colui nelle cui mani si produrrà un evento, proprio a lui verrà affidata la Vergine del Tempio. Maria, tu quale sceglieresti? È impossibile che io conosca un uomo. Sì, dicono tutte così. Poi corrono a stringersi a lui e non si staccano più. Di chi è quel bastone? Sei rimasto solo tu. È tuo. Cosa aspetti a prenderlo? Esulta, Giuseppe, perché tu sei stato scelto da Dio. Portate qui Maria. Giuseppe, della tribù di Davide, sei stato eletto a ricevere in custodia l'ancella del Tempio. Chiedo perdono, ma io ho molti più anni di lei. Perché consegnate a me questa giovane? Non disprezzare ciò che ti è comandato da Dio. No, no, io non disprezzo Dio, però io sono solo un falegname. Guardate le mie mani. Giuseppe, come posso? Questa è la volontà di Dio. Prendi Maria nella tua casa, custodiscila e proteggila. È la tua promessa sposa. Tra un anno potrete celebrare le nozze. Se non vuoi portarmi con te, puoi lasciarmi qui. Perché non parli con me? Non ti piaccio? Tu sei solo troppo giovane. Che importanza ha? Crescerò e diventerò donna come le altre. Ne hai conosciute molte. Non sono cose per te. Ma io presto sarò tua sposa. Comunque io ho capito. Che? Cos'hai capito? Che non hai conosciuto molte donne. Sì. E sono contenta perché non mi sarebbe piaciuto un uomo troppo vissuto. Ma che dici? Dai, sali. Preferisco andare a piedi. Ma sono due giorni di cammino. Come sopra, credo che per l'asino diventerebbero almeno quattro. Dove stiamo andando? A Nazareth.
È il paese dove sono nata. Chissà com'è cambiato. È rimasto un piccolo paese. Noi siamo poveri. Viviamo tutti insieme, con mio fratello Clopas e Maria, sua moglie. Starò benissimo insieme a voi. Maria, che stai cercando? Un modo per dirti grazie. Guarda, questo l'ho fatto io. Lo sai che la porpora è un colore regale? Tutte le mie compagne mi prendevano in giro e dicevano: tuo figlio sarà re. E invece sarà figlio di un falegname. No, non importa, perché per me sarà sempre un re. E lo sarà anche per te. Tu sei scontroso e burbero. Ma io ti sarò fedele per sempre. Anche se hai un carattere terribile. Io sono sicura che il Signore sta sorridendo con noi. Clopas, Maria, Maria. Oh, lui è Giacomo. E tu chi sei? Ti presento Maria, la mia promessa sposa. E questo è Clopas, mio fratello. Maria, sua moglie. E lui è il piccolo Simeone. Benvenuta nella nostra famiglia. Vieni, entra. Andiamo. Ma che ti è venuto in testa? Noi abbiamo bisogno di chi lavora e tu ti sei andato a prendere una bambina. Me l'hanno affidata i sacerdoti. E riportala a loro. È un dono di Dio, non me ne separerò mai. Ti prego, puoi prendere Maria nella tua casa per un anno, fino al giorno del matrimonio. Che c'è? Hai paura delle tue debolezze? Io voglio rispettarla e la rispetterò. Entra, Maria. 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 Se ci scoprono, ci scridano. Non ne avrei alcun rimorso. Dov'è il mio braccialetto? Non lo so. Ce l'avevo. E doveva portarmi fortuna. Ma non doveva portarti fortuna. Io te l'ho dato perché ti ricordassi di me. È inutile che cerchi. Tanto l'hai perso. Mi spiace, mi spiace. Vuoi sapere perché l'hai perso? Perché ti ostini a considerarmi solo una bambina. Maria. Maria. L'hai fatto apposta. Hai voluto prendermi in giro. Tu sei un uomo insopportabile. Ma io ti voglio bene lo stesso. Ti voglio bene anch'io. Perché tanta fretta? È un lavoro urgente. Vieni, Simeone.
Dove è andato? A Cesarea, da Filippo. Starai fuori molto tempo? Ti prometto che appena torno ci sposeremo. Non dimenticarti di me. Quanto mi mancherai. Anche tu. Maria. Giuseppe, andiamo. Dobbiamo arrivare prima di notte. Andiamo, dai. Abbi cura di te, mi raccomando. Shalom, Maria. Rallegrati. Gioisci, Maria. Sei stata colmata del favore dell'Altissimo. Il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Tu concepirai un figlio, lo darai alla luce. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide e il suo regno non avrà mai fine. Com'è possibile? Scegli me perché non ho mai conosciuto un uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo. Anche Elisabetta, che tutti dicevano sterile, nella sua età avanzata, ha concepito un figlio. Ed è al sesto mese di gravidanza. Nulla è impossibile a Dio. Mio Signore. Eccomi. Io sono la serva di Dio. Se il suo volere è questo, così sia di me secondo la sua volontà. Nel suo cuore il santo viaggio all'alba Gerusalemme, all'alba Gerusalemme. Maria, Maria, perdonami, ma devo parlarti subito. Ma
Adesso? Rabbi Raggin parte per Gerusalemme insieme ai pellegrini. E allora? Io voglio andare a Gerusalemme. Perché? Così all'improvviso? Devo andare a vedere mia cugina Elisabetta per sapere se realmente aspetta un figlio. Ma che urgenza c'è? Maria, i nostri uomini sono fuori. Come prenderà Giuseppe la tua assenza? Lo capirà, ne sono sicura. Io devo assolutamente sapere se ciò che mi è accaduto è successo davvero. Perché, Maria? Cosa ti è accaduto? Io non lo so. So solo che devo andare da lei. Lasciami andare. Ti prego. Rabbi Raggin! Rabbi Raggin! Vengo con voi a Gerusalemme. Va bene. Elisabetta! Elisabetta! Maria, quando ho sentito la tua voce, il bambino ha avuto un sussulto di gioia. Ma allora è vero. Tu aspetti un bambino. Lo sapevo, me l'ha detto un angelo. Beata sei tu, Maria, che hai creduto nelle parole del Signore. Rimarrò qui con te. Che nome avete scelto per lui? Giovanni è il suo nome. Benedetto il Signore Dio di Israele, che ci ha donato questa salvezza potente. Tu bambino, figlio mio, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a insegnargli la strada. Devo rimettermi in viaggio e andare da Giuseppe. Ormai sarà tornato. Che Dio ti benedica, Maria. Maria. Ho bisogno di parlare subito con Giuseppe. Vi prego, potete andare a chiamarlo. Ditegli che lo aspetterò qui. Voi due verrà punito dal tribunale. Disubbidire la legge di Dio in questo paese vuol dire essere condannati a morte. Ma cos'è successo? Fra poco tutto il paese lo saprà e noi saremo cacciati. La vendetta di Dio si abbatterà su tutti noi e anche sui nostri discendenti. Insomma, volete dirmi che succede? Che ti ho fatto? Che ti ho fatto per meritarmi questo? Niente. Tu sei sempre stato buono con me. Allora voglio sapere chi ti ha insidiato. Chi ha commesso questa infamia? Nessuno. Te lo giuro, nessuno. Hanno approfittato della tua ingenuità per ingannarti? No. Ti hanno costretta? No. Dimmi la verità. Devi credermi, no. Se ti hanno costretta, devi dirmelo, perché tu non hai nessuna colpa. Se mi vuoi veramente bene, non domandarmi niente, Giuseppe. Devi avere fiducia in me. Spiegami perché non vuoi dirmelo. Perché neanch'io riesco ancora a spiegarmi come sia successo.
Puoi anche non credermi, ma io non ho mai... Non ho mai conosciuto un uomo. Se è la verità, allora com'è successo? Non lo so. Com'è vero che esiste il Signore? Io ti giuro, non lo so. Adesso io dovrei ripudiarti. Perché è questo quello che impone la nostra legge. Se credi sia giusto che io me ne vada, dimmelo. Maria, io ti amo. Lo capisci? Ti amo. Che ne sarà di noi? Non lo so. Non lo so. No. No, Giuseppe. No. No. No, Giuseppe. No. Signore, mi sento confuso. Cosa devo fare? Forse per me è troppo giovane. Non dovevo accettare la volontà dei sacerdoti. Ormai sono costretto a ripudiarla. Però il mio cuore si ribella, signore. Che devo fare? Che devo fare? Perché non ti ripari? E tu chi sei? Lasciami in pace. No, tu non sei in pace. Non temere di prendere come tua sposa Maria, perché quello che hai generato in lei viene dallo Spirito Santo. Che cosa significa? Essa darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Non capisco. Non capisco quello che dici. Io sono un povero falegname. Le vorrai bene, perché è il tuo cuore che lo vuole. Sappi che Maria ti ama e ti amerà fino alla fine. Tu le dimostrerai il tuo affetto, accettando la volontà del Signore. Vado da Maria. Non dirmi che l'hai perdonata. Non ce n'è bisogno, non ha alcuna colpa.
Se non rispetti la legge, vuol dire che non sei un uomo giusto. Maria. Sono qui. Tu mi credi, mi credi? Avvicinatevi. Giuseppe, quale infamia hai commesso? Hai costretto a congiungersi a te prima delle nozze questa vergine che ti era stata affidata dai sacerdoti del Tempio. Quanto è vero che il Signore esiste, io non l'ho toccata. Mente, vero? No. È la verità. Allora tu quale scusa potrai avere? La tua gravidanza ti tradisce. O confessi la tua colpa, o ti farò bere l'acqua della prova. E se hai mentito, Dio ti punirà. Che dite, muore? Sì, è una cosa che uccide quelli che dicono le bugie. È stato uno che è stato fulminato. Ne aveva dette tante di bugie. No, non permetterò che... Maria sia sottoposta a questa prova. E ho deciso di tenere fede alla mia promessa di sposarla. Sei il miglior giudice di Dio? Non bestemmiare, Giuseppe. Se Maria ha paura della verità, può sottrarsi. Ma è come se confessasse. Io non ho paura. Si è mosso. È meraviglioso. È bellissimo. Io non so perché, ma il Signore non ha manifestato i vostri peccati. Neanche io posso condannarvi. Via con queste cose. E voi due, non date altro scandalo. Sposatevi subito. Non potrai dimenticarmi. Sei mio per sempre. Ascoltate! Ascoltate! Le
decreto di Cesare Augusto, nostro imperatore. Censimento del popolo di Palestina. Ognuno dovrà andare nel suo paese a farsi registrare. Coloro che non obbediranno al decreto del nostro imperatore saranno puniti. Cesare Augusto può ordinare ciò che vuole. Non farò affrontare a Maria un viaggio così. Guarda che il decreto è chiaro. Tu devi registrarti in Giudea, a Betlemme, con tutta la tua famiglia. Ma come fa? Non è in condizione di viaggiare. Ah, questo ai romani non interessa. Cioè, per questo a me non interessano i romani. Bravo. Così ti troverai appeso ad una croce. Giuseppe. Con te vicino vedrai che ce la farò. Come ti senti? Bene, bene. Sono qualche fitta. Lo sapevo. Non dovevamo partire. E non c'è posto in nessuna locanda. Non preoccuparti. Ti prego, fermiamoci un momento. Qui? No, non qui, allontaniamoci. Va bene. Non ce la faccio più, Giuseppe. Ti prego, aiutami a scendere. Guarda, ce la fai ad arrivare fino là. Dove? Eh? Andiamo. Va bene. Vieni. Non ce la faccio. Ma non possiamo restare qui. Posso fare? Devi restare calmo. Sì. Andrà tutto bene. Maria, io non... Maria, allora io vado a cercare qualcuno. No, non lasciarmi sola. Io non so che fare. Vado a cercare qualcuno, torno subito. Guarda com'è bello. Ma tu come stai? Sono tanto felice. Oh,
Giuseppe. Vieni. Guardalo. Prendilo fra le braccia. Benedicilo. Com'è piccolo, eh? Piccolo. È bellissimo. Ho paura di fargli male. Tu non puoi fargli del male, sei suo padre. E imparerai a crescerlo bene. Nato per voi il Salvatore, nostro Signore. Egli sarà il re dei re. Piccolo bambino mio, grande amore mio, piccolo bambino mio, grande dono di Dio, piccolo bambino mio, grande amore mio. Sua regalità. Incenso per la sua divinità. Mirra per la sua vittoria sulla morte. Tornate da Erode. Il suo cuore è perverso. Oggi è nato il nostro re. Oggi è nato il re dei re. Oggi è nato il re dei giudei. Sono io il re dei giudei. Nessuno su tutta questa terra potrà dominare la mia stirpe! Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Egli è qui per la rovina e resurrezione di molti, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Figlia di Gerusalemme, preparati,
perché a te una spada trafiggerà l'anima. Cosa ti spinge a profanare questo luogo sacro? La paura di perdere il regno? Stai tranquillo, vecchio pazzo. Non lo perderò. È forse tuo figlio quello che si vuole impossessare del regno di Israele? No, non è lui. Allora dove lo trovo? Questo re dei re! Rispondi. Sai bene che la tua vita è in mio potere. La mia vita? È nel potere del mio Dio. E allora vediamo se ti salva! Così finiscono i nemici del re! Ordino che tutti i bambini della regione, dai 2 anni in giù, siano sterminati! Non puoi farlo! Sarà una strage di sangue innocente! Coraggio, ci siamo. Lassù, presto. Vengono verso di noi, nascondiamoci là, presto. Giuseppe, non dormire. Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. In Egitto? Ma io non conosco nessuno lì. Conoscerai Dio. Ed ora svegliati, Giuseppe. Alzati. Maria, Maria. Dobbiamo andare via subito, ho fatto un sogno. Dobbiamo fare un viaggio. Ma dove? Andiamo in Egitto. E che ne sarà di Elisabetta? Verrà con noi. No, io resto qui. Non lascio solo mio marito. Torno a Gerusalemme. Vuoi che portiamo Giovanni con noi? No, lui resta con me. Abbi cura di te, Elisabetta. E che Dio protegga tutti noi. Se Dio vorrà, ci rincontreremo. Siate prudenti. Ecco, è pronto.
così. Bene. Sì, per domani è fatto. Bene. Io vado, per oggi ho finito. Del Signore. È giusto che Gesù faccia i suoi primi passi. Sì, sì, sì. Dai, proviamo. Oh, ecco, così. Vieni. Bravo, bravo. Oh, piccolo mio. Oh, no, non piangere. Maria, non si è fatto male. Solo se cade potrà imparare. Hai ragione, ma io ho paura. Ho paura che Dio possa portarmelo via. No. Perdonami. No. Sono io che ti chiedo perdono. Ti voglio bene. Ma non posso perché... Perché mi sembra di non poter essere altro che madre. Mi sento come consacrata a mio figlio. Tu lo capisci, vero? A volte mi sembra tutto troppo complicato. Ma se tu vuoi così... Potrai sopportarlo. Ti amo. E questo mi basta. Nessun'altra donna ti interessa oltre me. No, Maria. Io ti amo. E amarti così è l'unico modo che ho per dimostrartelo.
sta molto male. Sì, è malato. E soffre. Sì, credo proprio di sì. E non possono curarlo? Non possono fare più niente per lui. Allora domani lo dovranno abbattere. Non pensarci. Ora devi dormire. Dormi, dormi. Gesù, Gesù, ma che fai lì? Niente. È guarito? Pare di sì. È stato Gesù. Non dire sciocchezze. Ti dico che è così, è stato lui a guarirlo. E come? Non lo so. Non lo so, ma ne è capace. Anche se nessuno glielo ha mai insegnato. Anche se fosse un bambino straordinario, noi dobbiamo farlo crescere come un bambino normale. Hm? Anche se non lo è. Lo è. Per noi lo è. Lo deve essere. Gesù? 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 Dio è uno. Coraggio, le nostre idee! Proteggeranno!
non è rimasto più niente. Eccolo, è stato lui. Sì, è lui, è lui. Sì, è lui, lo riconosco. Sì, l'ho visto, è lui. Andiamo, seguitemi. Noi crediamo che tuo figlio è posseduto da un demonio. Andate via, non lo vogliamo tra noi. Ma è solo un bambino. Che sia tuo figlio non lo vogliamo sapere. Ma fa cose strane, qui non lo vogliamo. Vattene, prendi tuo figlio, prendi tua moglie. Vattene subito da questo paese. Se no ti cacciamo con la forza. Vattene, vattene. Tu. Dimmi cos'è successo. Siamo forestieri, non è il nostro paese. Appena ci sopportano qui. Perché è scatenato contro di noi l'odio di questa gente? Perché non mi rispondi? Dammi una spiegazione. Nessun figlio sa cos'è giusto se il padre non l'istruisce. Mi stai dicendo che io non sono un buon padre? Ti sto dicendo che non sei tu il padre che deve istruirmi. Sono dispiaciuto per quello che è successo. Un padre ha il diritto di punire suo figlio, se lo merita. Ma io non sono suo padre. E lui lo sa. È stato Dio ad affidarlo a te. Non darti pena, tuo figlio sa anche questo. Vieni in casa, c'è troppo vento qui fuori. Ancora un po'. Perché? Che stai facendo? Conto le stelle. Ma come fai? Sono tante. Le chiamo per nome. E loro cosa ti rispondono? Come sei piccolo, come sei lontano. Hanno ragione. No, sbagliano. Il padre mio, più di loro, ama il figlio dell'uomo. In ogni modo? In ogni modo, sì. Vedi? Loro cadono. I figli dell'uomo, invece, se cadono, si potranno rialzare. Voglio capire chi è. E hai una risposta? Mi sembra di sì. Mm.
Senti ancora la voce dell'angelo? Sì, ma solo dentro di me. E che ti dice? Non dimenticare niente. Gioisci di tuo figlio. E ricorda. Ricorda tutto, perché ti servirà. Ma io non riesco a capire il significato di queste parole. Sì! Il vostro re è morto! Di quale re parli? Erode! In pochi l'hanno pianto! Possiamo tornare a casa? Maria! A casa! Torniamo a casa! Maria, Maria, sono felice che siate a casa. Fratello mio, che gioia rivederti. Adesso mi devi raccontare tutto. E lui è Gesù. Sono contenta di vederti. Giacomo. Giacomo, come sei cresciuto? Avete avuto un altro figlio? Sì, sì, si chiama Giuda. Giuda, gli altri si sono guarda Giuseppe, sono i tuoi cugini. Venite, sarete stanchi, entriamo in casa. E voi andate a giocare. Andate a giocare, ragazzi, su. Dai. Giuseppe. Dai, non vi allontanate entrate. Troppo. Dobbiamo prepararci per andare a Gerusalemme. Gesù. Poco fa era più avanti con i ragazzi. Giacomo, hai visto Gesù? Era con voi? Sì, ma è voluto andare da solo. Gesù! Gesù! Hai visto Gesù? Sì, l'ho visto prima, allora... era qui. Ma ora non so dov'è. Mi date troppa libertà a quel ragazzo. Non c'è. Si è perduto. Stai calma, ormai è grande. Tornerà, non temere. È tardi, fra poco sarà notte. Torniamo indietro. Maria. Andiamo a cercarlo. Maria, aspetta. Non ti preoccupare, vedrai che tornerà. Ma non posso aspettare. Ma è quasi notte, sarà buio e pericoloso. Proprio per questo, non abbiamo molto tempo. Dove sei, Gesù? Non può essere sparito. Lo troveremo. Da dove viene questa tua sapienza? E come fai a conoscere lo spirito nascosto delle scritture? Non c'è niente di nascosto che non possa essere rivelato. Dio non l'ha detto, cercatemi in un'orrida regione, ma in spirito e verità.
Gesù! Aspetta. Maria, Maria, non puoi entrare. Tuo padre e io ti abbiamo cercato dappertutto. Figlio mio, non devi comportarti così. Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Sei stanco. Fra poco saremo a casa. E tu? Tu non sei stanca? No. Io sono preoccupato per lui. Alla sua età pretendeva insegnare ai dottori. Dobbiamo sperare che la sua sapienza non attiri l'invidia degli altri. E noi che altro possiamo fare? Ci mette a tacere. È questo che ti fa stare male? Io ho avuto una moglie e non è stata mia moglie. Ho avuto un figlio e non è stato mio figlio. Giuseppe, devi mangiare. Non puoi lasciarti andare in questo modo. Devi cercare di reagire. Ormai a che servo? Gesù seguirà il suo destino. Sì, ma chi penserà a me? Da quando ti ho visto, non ho fatto altro. Per questo non devi lasciarmi sola. Tu hai lui, è tuo figlio e sarà tuo compagno e tuo sposo. Ma io ho bisogno di te. Ho bisogno della tua fedeltà e del tuo amore. Questo non ti mancherà mai. Mai. Il Signore mi ha dato. Toglielo, ti prego. Toglielo. Ti prego. No. Ti prego. Toglimelo. Insieme per sempre. È stato bello amarti così. Maria, non piangere.
Il tuo sorriso è stato la cosa più preziosa della mia vita. Lascia che porti con me l'immagine del tuo sorriso. Giuseppe sta morendo. Sei tu. Si sta facendo notte, vero? È ancora giorno. Allora questa è la morte che arriva con tutti i suoi demoni. Mi tolgono il respiro. Ti prego, non permettere che mi portino via. Ho tanta paura. Padre mio, padre della vita, ascoltami. Io ti imploro per il tuo servo Giuseppe. Non permettere che la morte lo prenda. Non permettere che passi per vie scure e che la paura lo terrorizzi. Se è nella tua volontà, sciogli i lacci della grande menzogna. La morte. Perdonami. Non importa. Non piangere, perché sei tu che devi perdonare me. Ti ricordi quello schiaffo che ti ho dato? Ti ricordi? Io non riuscivo a capire il mistero della tua nascita. Solo ora mi sembra di capirlo. Perdonami. E chiedi perdono a tuo padre per me. E anche tuo padre. E lui ti stringerà fra le sue braccia, perché sei stato un uomo giusto. No. Io sono colpevole di tanti errori. Ti prego, chiedigli perdono per me. Grazie. Ora non ho più paura. Ti voglio bene, papà. Ripetilo, per favore. Ti voglio bene. No, l'altro. Papà, papà mio.